Ben ritrovati amici del canale, oggi guardiamo le principali novità di iPhone 6S e iPhone 6S Plus. La prima delle novità è che finalmente potrete avere il vostro iPhone di colore rosa. Le dimensioni comunque rimangono invariate, 4,7 pollici per il 6S e 5,5 pollici per il 6S Plus. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, cambia fondamentalmente il processore, un processore sempre 64 bit di terza generazione A9, quindi moderno, più veloce, le solite cose che dicono alle presentazioni, il migliore di tutti, bla bla bla. Interessantissima la funzione di un touch profondo, ovvero lo chiamano un touch 3D, in sostanza dovrebbe avere più sensibilità al nostro tocco sullo schermo e con la pressione avremo nuove operazioni disponibili, tipo di vedere ulteriori informazioni in un messaggio rispetto che a un tap normale. Novità anche per la fotocamera, 12 megapixel, sempre di ottima qualità. Sappiamo che le foto sono uno dei punti migliori dei telefoni Apple, e anche la videocamera che si adatta alla concorrenza, farà video in 4K. Ultima novità sulla fotocamera, un po' come i primi HTC, ci sarà una funzione live cam che farà, oltre che una foto, un breve video di tipo 3 secondi, stile HTC. Grande novità, e questa è davvero un'ideona, iPhone lancia il nuovo iPhone Upgrade Program, cioè un programma totalmente dedicato ai clienti Apple. Cosa comprende? Un iPhone nuovo all'anno, la garanzia di Apple Care, quindi la garanzia sempre presente di Apple, e anche un contratto con un operatore telefonico a 32 dollari al mese. Ovviamente sarà disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti. Chissà che arriverà in Italia, comunque cosa abbastanza intelligente per tenersi attaccati sempre i propri clienti. I prezzi ricalcano quelli degli anni scorsi, dovrebbero ricalcare, attenzione, non sono ancora stati confermati, cioè significa iPhone 6S a 729 euro e iPhone 6S Plus a 839 euro. Rimane lo spaventoso iPhone 6S Plus da 128 giga a 1059 euro. iPhone 6S e iPhone 6S Plus saranno disponibili per i paesi di fascia A, cioè tutti quelli britannici, dal 25 di settembre. Per i paesi di fascia B, ovviamente comprendo l'Italia chiaramente, non si sa, si presume agli inizi di ottobre. Prima di dare un giudizio finale, li aspettiamo e li vedremo insieme. Ciao!